Grazie, ciao belle donne, buongiorno a tutte. Oggi aiuterò le ragazze che fanno fatica a raggiungere, a sentire, a provare il piacere quando lui fa il rapporto orale, quando lui le fa il rapporto orale. Ci sono tantissime donne che fanno fatica a provare il piacere. Vi faccio un esempio. Una ragazza scrive: farlo con lui è meraviglioso, solo che quando mi fa il rapporto orale non riesco a venire, non provo il piacere. Cerco di concentrarmi, ma nulla di fa da fare. Come posso fare? Ecco, casi così ce ne sono tantissimi, veramente tantissimi. Chi riesce a chiedere aiuto, a chiedere, a voler sapere, a essere aiutata, e chi... ci sono tantissime donne che stanno zitte, non lo dicono, non chiedono aiuto, non si informano. Ecco, oggi aiuterò tutte queste ragazze e darò 5 consigli, 5 suggerimenti come possono raggiungere il piacere prima possibile durante il rapporto, ok? Mi presento per chi non mi conosce, sono Silvia Golovacinski, esperta in sensualità e relazione di coppia. Aiuto tutte le ragazze che sono in una relazione incasinata sentimentalmente affinché si sentano più sicure di se stesse, più forti, per attrarre più facilmente l'uomo che fa per lei, per sedurre più facilmente, ok? Tutto questo avviene attraverso un percorso di 2 mesi, Mi amo per amare. Per sapere come funziona il percorso, clicca sul link e fissiamo un incontro gratuito e ti spiegherò tutto, ok? Adesso passiamo a questo argomento. La ragazza dice che fa fatica a raggiungere il piacere, a provare il piacere durante il rapporto orale. Si concentra tantissimo e non ce la fa. Cioè, concentrarsi cosa vuol dire? Concentrarsi per me vuol dire insistere, vuol dire chiedere al proprio corpo, alla propria mente di provare il piacere il prima possibile, proprio ordinare al proprio corpo. Ma questo cosa succede? Questo comporta al fatto che crei ancora più tensione, crea ancora più ansia e arriva davvero a esserci presente l'ansia di prestazione. Ce l'hanno sia le donne che gli uomini, l'ansia della prestazione. Quindi concentrarsi per me vuol dire che tu stai ordinando al tuo corpo, alla tua mente: dai, 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 ce la fai, vieni, 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 perché devi venire adesso. Stai ordinando, stai insistendo alla tua mente e al corpo di venire, ma fai il contrario. Ti metti ancora più tensione addosso e blocchi, prolunghi il tempo più del dovuto. Come fare per evitare questo blocco, questa tensione che ti mette addosso a te e poi anche a lui? Glielo trasmetti, perché comunque lui vede come ti muovi, come respiri, cosa fai, lui ti guarda, capisce, percepisce. Tu ti metti la tensione addosso, l'ansia, e lui anche. Tu ti dai le colpe a te che c'è qualcosa che non va in te, e lui si dà le colpe a sé che non è bravo, che non sa come fare, che non è in grado, non è capace, e si innesca un meccanismo un po' troppo complicato. Come possiamo fare per evitare questo blocco, questo prolungare del piacere o proprio non sentirlo, non arrivare proprio? Prima ti faccio una domanda. Qual è la differenza tra quando lo fai tu da sola, ti provochi da sola il piacere, e la differenza quando lo fai con lui, quando lui ti provoca, ti dà il piacere? Fa il rapporto orale. Qual è la differenza tra 2 situazioni? Ah, ti dico una differenza qual è, quella molto importante. Quella che quando lo fai da sola riesci a lasciarti andare. Pensi solo a te stessa, pensi al tuo corpo, a come fare, a come muovere le tue manine o quello che hai in mano, spingere, schiacciare, muovere così, inserire, cioè, e ti lascia andare completamente. Invece, quando è lui a darti il piacere, a fare il rapporto orale, tu pensi non più a te stessa, ma poco probabilmente, più pensi a lui. Ti concentri su cosa può pensare lui di te.
anziché lasciarti andare e pensare solo al tuo piacere. Quindi in questo caso cosa pensa la donna che ha questo blocco? Pensa, oddio, poverino, quanto tempo deve stare qua a leccare, a fare, a darsi da fare per arrivare al mio piacere. Oddio, non mi sono depilata e lui lo vede e non gli piace. Oddio, e cosa penserà di me? Oddio, non ho fatto il bidet, sentirà un odorino, qualcosa di sgradevole e penserà male di me. Oddio, lui poverino, oddio, poverino, oddio, oddio. Quindi pensiamo cosa penserà lui di me, invece che lasciarsi andare e pensare al proprio corpo, al proprio piacere. Pensiamo a lui, non più a noi stesse. Questo è un inghippo, un problema, un blocco. La differenza tra quando tu ti provochi il piacere e lui te lo provoca. Ok? Ti invito a pensare, a tirar fuori quel blocco psicologico che hai tu. Per quale motivo ti blocchi? Per quale motivo non riesci a lasciarti andare? Perché non ti sei depilata? Perché magari pensi che lui senta qualche odorino dalla tua patatina o dall'altra parte? Perché magari pensi che lui passa troppo tempo e si stancherà e si farà una mascella così da cavallo? Qual è esattamente il tuo blocco che non ti permette di rilassarti e di lasciarti andare? Ok? Quando hai capito qual è il tuo blocco, qual è la tua paura, allora cerchiamo di eliminare quella paura. La ragazza che scrive qua che con lui farlo con lui è molto meraviglioso, ha detto anche che ha un po' di stitichezza, ha questo problema fisico. Ecco, io non ho questo problema e non riesco a immedesimarmi per capire cosa esattamente prova lei, qual è la sua paura, perché quando sei stitico penso che non esce fuori, però non sono nei suoi panni, non lo so, però so quale può essere una soluzione efficace anche in caso della stitichezza. Di questo blocco psicologico, oddio, sono stitica, magari verrà fuori qualcosa non nel momento sbagliato. C'è una soluzione anche per questo, ok? Per esempio, questa ragazza ha questo blocco psicologico che è stitica. Non ha il blocco di che magari sì, dopo deriva anche il pensiero, il blocco della frase, del pensiero che passa troppo tempo e io ancora non sono arrivata. Quindi prima sono stitica, dopo secondo blocco è poverino, ci passa troppo tempo, io ancora non sono venuta. È una conseguenza di paure, di blocchi. Ok? E quale possono, ti dico che c'è una soluzione anche per questo, per la stitichezza, il blocco della stitichezza. Ascoltami, vai avanti a guardare il video. Quindi, cosa possiamo fare noi donne complicate di testa per eliminare questi blocchi e riuscire finalmente a venire con facilità, prima possibile? Allora, la prima cosa è essere sicure che dal punto di vista dell'igiene siamo a posto, abbiamo fatto il bidet, abbiamo la depilazione fatta, abbiamo fatto anche il clisteri magari per chi ha problemi di stitichezza, ma non è questo, non è che devi fare ogni volta il clisteri perché sei stitica, ogni volta che fai il rapporto orale, non è una soluzione, né è buona, si può fare ogni tanto, ma non spesso. Quindi la cura dell'igiene, bidet dappertutto, bene, la depilazione così non ti fai le seghe mentali che non sei depilata e lui può non piacere, qualche peletto in più. Il clisteri a cosa serve? Se magari pensi che si utilizzerà anche il lato B, almeno sei sicura che sei a posto, che si può fare in questa serata, in questo momento. Quindi l'igiene, la prima cosa in assoluto, sei a posto. Oh, sono bella, profumata, morbida, depilata, è solo un piacere, lui se la deve godere, io me la godo, ok? La seconda azione che devi fare, trova la tua frase magica
che ti rilassa, che ti toglie tutte le tue paure. Ti faccio un esempio di una frase magica e ti dico anche qual è la mia. Allora, quando sei lì sdraiata o seduta, quello che è, e ti godi questo momento bellissimo del rapporto orale, e vedi che niente da fare, sono passati 10 minuti, 15 minuti, non sai neanche quanto tempo è passato, ma è troppo, trova quella frase magica che ti sblocca la mente, ti lascia andare. Ti lascia rilassare, ti fa rilassare. Una di queste frasi è chi se ne importa quanto sta lì a leccare? E chi se ne importa? Ok? E chi se ne importa quanto sta lì a leccare? Lecca, lecca, sì. Ok? Questa frase può funzionare per alcune donne, poi ce ne sono tantissime. Un altro esempio, stai qui tra le mie cosce e fammi godere, schiavetto che non sei altro, oppure amore mio. C'è un'altra frase che ti rilassa, che ti può rilassare, può funzionare, può essere questa. Stai qui tra le mie cosce e fammi godere, schiavetto, porcellino mio, amore mio, dolcezza mia, non so come lo chiami. Ecco, mentalmente pronunci questa frase e può funzionare, può rilassarti. Ordina al tuo cervello, al tuo corpo di rilassarsi. Tu, schiavetto mio, sei qua per leccarmi, per farmi provare il piacere. Pensa a questo e magari ti rilassi. Oppure un'altra frase, lui è qui a mio totale disposizione, a mia totale disposizione per farmi godere. Lui è qui a mia totale disposizione per farmi godere. Questo è il suo compito, sì, fallo. Ecco. Questa frase funziona con me. Quando io lo facevo col mio Pierino, e lo faceva benissimo, ragazzi, ragazzi. Quando ero con lui, io per rilassarmi, per riuscire a lasciarmi andare il prima possibile, non pensare a problemi, a cose da fare, dicevo nella mia mente, in silenzio, lui è qui a mia totale disposizione per farmi godere. È lì il suo posto, fammi godere. Questa frase funzionava su di me. Ecco, trova una frase magica che pronunciandola in silenzio nella tua mente, mentre siete lì nell'intimità e lui ti lecca, riesci a lasciarti andare, funziona sulla tua testolina bacata. Ok, ragazze, trovate la vostra frase che funziona, vi rilassa. Qual è la frase che ti può rilassare in quel momento? Se vuoi, scrivila anche nei commenti che ci farà piacere e magari dai uno spunto, un aiutino per le altre donne. Ok? La terza cosa, la terza azione, la prima è la cura dell'igiene, la seconda trova la tua frase magica per farti rilassare, la seconda dagli le indicazioni concrete, giuste su come piace a te che lui ti lecchi, ti ecciti. Dagli le indicazioni, prendi la tua manina, le tue dita e portali lì giù a cosce aperte e spiegale a me piace fare così con le due dita su e giù, così con questa velocità. Mi piace anche che schiacci o spremi o spingi un po' sulla clito, per non dire la parola, o mi piace che mi fai movimenti rotatori, o mi piace che inserisci un dito, due dita e contemporaneamente lecchi anche. Mi piace così in questo modo, così fatto così, con le tue manine li fai vedere perché lo aiuti tantissimo, tantissimo. Non sa, non ha la vagina lui, non ha la patata, non sa come farlo, glielo devi spiegare tu e gli faciliti il compito e ti aiuterò a venire la prossima volta prima. Dovete spiegarlo, ragazze, dovete dirlo, non vi vergognate, perché loro vogliono le indicazioni, vogliono il certificato come si fa. Ok, come si assume questo medicamento? Dagli le indicazioni concrete con le manine. Non vi vergognate, fatelo perché guadagnerete punti in più per lui come donna di valore, intelligente, coraggiosa. Fatelo, dategli le indicazioni. E un'altra, la quarta indicazione, la quarta azione che potete fare per facilitarvi il piacere, arrivare prima al piacere, è
Rilassa fisicamente proprio tutto il corpo. Devi rilassare la testa, la mascella, la mandibola, la lingua, le mani, le braccia devono cadere giù sul letto proprio a peso morto. Le gambe, i piedi, tutto, tutto devi rilassare, stare a cosce aperte e ricevere solo. Rilassa il corpo. Lascia la pancia che respiri così, naturalmente, senza trattenerla, perché magari pensi che la pancia è troppo grande, anche questo è uno dei complessi delle donne e impedisce a raggiungere il piacere prima. Lascia la pancia rilassata, le mani rilassate, la testa, la mandibola, la lingua, rilassa tutto, completamente tutto il tuo corpo e ricevi solo, ricevi il piacere, lascialo lavorare, perché lo fa con il piacere. Se lui sta lì e sta con te nell'intimità, fa tutto quello che vuole fare, vuol dire che gli piaci, vuol dire che gli piace fare quello che sta facendo, si diverte, è la sua sala giochi. Ok, ragazze, non fatevi seghi mentali anche su questo. Se è lì con te vuol dire che gli piace, vuole farlo e vuole farti provare il piacere. È un obiettivo tra i più grandi suoi. Ok, l'ultima, la quinta azione, ma non sarà l'ultima, ce ne saranno anche tante altre, è confidati con lui su qual è il tuo blocco principale. Questa è la soluzione per la ragazza che ha la stitichezza. Se tu hai un problema, hai un blocco, quello ti frena, lo devi dire a lui. Cerca di parlare con calma, parlate insieme di questa cosa e confidali qual è esattamente il tuo blocco. Vedrai che lui ti toglierà questo blocco che hai, questa paura che hai. Se tu gli dici, guarda, io sono stitica, ho questo problema, è una cosa naturale, normale, ognuno ha i suoi, tu hai questo. Sono stitica e questo pensiero mi blocca, mi frena, ho paura che magari ci sia qualche odorino all'improvviso, non lo so, spiegaglielo tu perché tu vivi questa cosa qua al meglio e vedrai che lui ti aiuterà, ti dirà non c'è nessun problema, non sento niente, non è mai accaduto niente, ti dirà oppure ti dirà che se dovesse succedere per me non è un problema perché ti amo con tutti i tuoi profumi, odori, tutto quanto, ok? Lui a modo suo sarà sincero e ti tranquillizzerà, ti toglierà questo tuo blocco, questa tua paura, sinceramente lo farà perché vuole aiutarti, perché vuole farti provare il piacere. Ok, ragazze, queste sono le 5 indicazioni, le 5 azioni per metterle in pratica e facilitare il piacere, farlo arrivare prima possibile durante il rapporto orale. Ricapitoliamo: la cura igiene, sì, pronta dal punto di vista del bidet fatto, la depilazione, se vuoi anche il clistere se serve. Trova la tua frase magica che ti rilassa, dalle le indicazioni con le tue manine chiare, rilassa fisicamente tutto il tuo corpo e confidati con lui sulle tue paure, sui tuoi blocchi, perché anche lui ha i suoi. Non siamo proprio perfetti in tutto, né noi donne né negli uomini. Ognuno ha i suoi blocchi e le sue paure. Ok? Ragazze, spero di avervi aiutate con questo blocco, con questo inghippo. E volete sapere di più sul percorso Mi amo per amare affinché voi possiate sentirvi ancora più sicure di voi stesse, ancora più forti per attrarre l'uomo che volete, quello giusto che fa per voi e tenervelo nel tempo, sedurre con facilità. Cliccate sul link e vi spiego come funziona il percorso. Ok, ragazze? Un bacione a tutte e scrivete nei commenti qual è la vostra frase magica che vi sblocca, che vi rilassa. Ciao ragazzi, un bacione.